L'interesse e la strategia di Salvini in questo momento è di rappresentare tutto il fronte di opposizione, fare un'opposizione il più dura possibile, puntando a vincere prima in Umbria e poi in Emilia-Romagna, mettendo alle corde il governo e sostanzialmente diventando lui l'unico rappresentante del partito della protesta. Bisogna dire che con grande razionalità politica Salvini ha perseguito questo obiettivo sin dalla nascita della coalizione giallo-verde, cioè lui ha puntato a svuotare i grillini e a trasformare la Lega da partito del Nord a partito nazionale della protesta. Questa è la sua strategia. E in questa strategia essere diventato l'unico leader vero populista all'opposizione naturalmente può giovargli, sempre ammesso ovviamente che l'inchiesta su Savoini non gli consegni delle amare sorprese. Il vero interrogativo riguarda Conte, ovvero se la trasformazione centrista dei 5 Stelle possa essere portata a termine. Non c'è dubbio che nel nostro paese c'è una storia che ha a che vedere con diciamo, il ruolo taumaturgico delle istituzioni, centrosinistra nel 1963 con i socialisti, poi il compromesso storico con il Partito Comunista, poi attenzione agli accordi fra il PD e gli elementi ex democristiani, e oggi in realtà è l'anima più democristiana del PD che ha fatto l'accordo con i grillini. C'è una tradizione di impronta cattolica e democristiana nel nostro paese che è basata su un principio: io porto gli avversari dentro le istituzioni e rafforzo le istituzioni. E questo è qualcosa che è la vera scommessa È la sulla quale si scommessa del regge. capo dello Stato, anche, mi È sembra di la capire. scommessa del capo dello Stato che si regge su Conte, ma, e qui è la domanda strategica sulla quale concordo, a quali condizioni può avere successo? Io credo che questa scommessa può avere successo se Conte troverà il coraggio per affrontare le due questioni alla base della rivolta del ceto medio in Italia, Però. che sono le diseguaglianze economiche e i migranti. Servirà per lui coraggio per affrontare il disagio di un paese che soffre per comprare le medicine più che per la povertà assoluta e che ha bisogno di una legge per integrare i migranti. Se fosse